Buonasera Fiamme, eccoci di nuovo a un altro appuntamento di Tarocchi Interattivi. Questa sera mi occuperò, chiederemo ai nostri angeli di aiutarci a comprendere i miracoli che stanno per accadere proprio perché Giove, da ieri è entrato nel segno dei pesci, è uno dei governatori insieme a Nettuno del segno dei pesci, e quando questi due governatori si congiungono nella casa dei pesci, nel segno dei pesci, a questo punto i miracoli accadono, esplodono proprio. Allora, per quanto riguarda le fiamme, come dico sempre anche nelle mie letture astrologiche, nei consulti privati, anche per le fiamme, appunto, questo è un anno molto importante. Il 2022 è un anno molto importante, sia per la congiunzione tra Venere e Marte, che abbiamo detto più volte in Capricorno, quindi nel segno proprio fisico, materico del Capricorno. Poi Giove arriverà a amplificare questi miracoli e porterà veramente, veramente dei veri e propri cambiamenti pazzeschi che ancora non possiamo nemmeno ancora immaginare. E bisogna vedere nella carta di ognuno, sia individuale che nella carta della coppia, della fiamma, praticamente energia 1, vedere dove avviene il cambiamento, quale miracolo ci sta portando Giove questa unione. E quindi diciamo che il tema dei miracoli è fondamentale per questo periodo, per questo 2022. Allora, proprio per questo io ho provato, ho pensato di chiedere ai nostri angeli proprio delle informazioni, degli input, delle rivelazioni che ci possono essere proprio riguardo a questi miracoli per le fiamme gemelle. E allora andiamo a vedere proprio questi miracoli, come avvengono, qual è la sfida. Affronteremo questa sera una croce celtica, quindi faremo una lettura interattiva croce celtica. Naturalmente vi invito a raccogliere quello che sentite vibrare in assonanza con voi e lasciare perdere quello che invece non vibra in assonanza con voi, proprio perché siamo moltissimi, quindi per qualcuno ovviamente risuonerà, alcuni magari invece no, e magari hanno ancora un po' di cammino da fare. Vi invito a mettere mi piace al mio video, a attivare la campanella per ricevere le notifiche. Eccoci qua. Allora, adesso andiamo a chiedere ai nostri angeli che ci illuminino riguardo proprio questi miracoli che Giove in pesci porterà nel 2022, e già è entrato nel segno dei pesci, e che miracoli porterà per le fiamme gemelle, quali sfide e come possiamo affrontare, quali sono gli esiti della situazione. Allora, una. Ok, benissimo. Allora, questa è la carta della situazione attuale. Allora, mi sembra incredibile, ma se lo vedete anche voi, questa meraviglia cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che siamo all'inizio di un nuovo ciclo che riguarda l'amore. Inizio di un nuovo ciclo. Il karma è stato smaltito, il ciclo karmico è stato superato, è stato guarito, è stato ormai eliminato con amore, ovviamente. E ora si comincia un ciclo karmico nuovo riguardo all'amore. Guardate un po' che gioia meravigliosa ci porta già Giove, ci dice che la situazione attuale ha già iniziato un nuovo ciclo d'amore. Allora, controllo solo che si veda nell'inquadratura. Sì, perfetto. Ok. Allora, qual è la sfida che dobbiamo affrontare riguardo a questa meravigliosa nuova situazione d'amore che si apre di fronte ai nostri occhi? Mamma mia, se avete visto le stese precedenti avrete visto che la situazione, diciamo, le carte hanno confermato di volta in volta quello che sta accadendo, e cioè che il passato ormai karmico è stato smaltito, c'è un momento proprio di stasi, di stallo, dove si prepara l'energia del miracolo per sprigionare e per nel 2022 e cominciare già da questa settimana a cambiamenti epocali, cambiamenti pazzeschi che nemmeno osiamo immaginare. Già ho i brividi, quindi questo significa che l'energia degli angeli ci sta confermando tutto questo. Allora, andiamo a vedere quale sfida siamo chiamati ad affrontare come fiamme riguardo a questo nuovo ciclo che già è iniziato. Questa è la situazione attuale, nuovo ciclo che inizia. Meraviglia che ci porta
questo grande e meraviglioso Giove. Oh, allora, mamma mia, questo è tutto amore, ragazzi e ragazze. Allora, l'energia che spinge all'azione, questa è la sfida. Inizia un nuovo ciclo. Qual è la sfida? Agire per materializzare questo amore. Quindi l'azione, il maschile che si deve muovere. Il maschile comincia a muoversi e a raggiungere con la sua volontà e la forza che deriva dall'amore, raggiungere proprio il suo, cioè diciamo mettere unione con quello che è la consapevolezza di aver cominciato un nuovo ciclo e metterla in materia, in azione. Questa è la sfida, quindi non è semplicissimo, perché la sfida è una sfida e per cui, insomma, non è semplicissimo. Allora, andiamo a vedere invece qual è il fondamento della situazione. Vediamo la situazione fondamentale riguardo a tutto questo. Ah, l'imperatore. Ecco, l'imperatore ci dice che la situazione fondamentale è quella di assumere il proprio potere sia divino, perché comunque sapete che gli imperatori potevano vantare anche proprio il favore divino, era una scelta divina essere imperatori, e quindi il potere anche proprio personale di raggiungere il più possibile la pienezza della consapevolezza spirituale e dell'azione materiale, essere proprio padroni del proprio potere, quindi esercitare nel mondo il potere raggiunto tramite la consapevolezza e la messa in azione. Questo è il problema fondamentale, la situazione fondamentale, quindi l'assunzione del proprio potere, della propria maestria, della propria signoria, della propria forza fondamentale di mettere in azione, proprio quindi manifestare il proprio potere personale, quindi data dalla spiritualità consapevole e l'azione consapevole. E infatti la sfida è proprio questa, di mettere in azione l'amore. Allora, vediamo un po' il passato che influisce sulla situazione attuale. Andiamo a vedere qual è il passato che influisce sulla situazione attuale. Qual è il passato che influisce sulla situazione attuale? Che meraviglia, comunque è veramente tutto in risonanza con tutte le stese che sono state fatte nel passato, allora, eccolo qua. Ah, ecco, in realtà il passato ci dice che abbiamo già raggiunto, infatti il ciclo karmico è stato terminato, è stato guarito, quindi abbiamo già raggiunto una forza personale pazzesca. Sappiamo che il nostro desiderio di materializzazione, di concretizzazione dei nostri desideri, proprio anche carnali, ma non è solo un amore che rimane ai livelli spirituali, quindi c'è questa forza spirituale si incanala nella materia e diventa una forza materiale, una forza concreta di materializzazione. Sta tutto alla base di questo, il fatto di aver raggiunto la fine di un ciclo di incarnazione, l'inizio di un nuovo ciclo d'amore, e quindi sappiamo che abbiamo la forza, ormai abbiamo acquisito la forza per mettere in pratica tutto questo. Dobbiamo solo assumerci il potere personale di fare unione tra mente e spirito e quindi manifestare lo spirito nella materia, con la sfida di agire. E l'azione è la sfida, che è un pochino quella che abbiamo visto anche nelle altre stese, che rappresenta un pochino il problema, no? Che poi non è un problema, ma che deve essere ancora, in un certo senso, eccolo qua, il processo, in un certo senso deve essere ancora quella che deve essere assunta, proprio la volontà di azione, che è già una volontà, ma deve essere materializzata. Ok, perfetto. Allora, andiamo a vedere invece che cos'è il presente. Il presente è la totalità, l'equilibrio, la perfezione tra volontà e azione, e questo in amore. Ma guardate quante sono tutte coppe, ragazzi. È l'amore proprio il centro della situazione, di questi miracoli, ragazzi. Incredibile, sembra fatto apposta, ma non è. Quindi sappiamo che ormai abbiamo raggiunto la perfezione della consapevolezza di quello che vogliamo a livello d'amore e a livello di materia, quindi c'è l'unione, la perfezione tra volontà e azione. Questo è il nostro presente. Allora, andiamo a vedere invece qual è il futuro prossimo. Qual è il futuro prossimo? Cioè, che cosa succederà nel prossimo futuro, nell'immediato futuro, direi. Che cosa succede nell'immediato futuro? Chiediamo ai nostri angeli che ci illuminino, che ci facciano arrivare alle carte giuste per poter comprendere questa sfida. Troppe, ma io direi che possiamo però anche prenderle, perché c'è veramente un qualcosa di interessante. Allora, quello che sto dicendo è che sono uscite, allora un attimo solo,
è che ci sono queste carte interessantissime che ci stanno dicendo che cosa succede nel futuro prossimo. E allora andiamo a vedere cosa c'è. Questo è la consapevolezza del pensiero, la perfezione di ciò che abbiamo raggiunto a livello mentale su ciò che desideriamo. Cosa desideriamo? Di mettere in azione delle nuove forme d'azione guidate dalle stelle, dare vita a un nuovo mondo, una nuova realtà, una realtà che ha base nell'anima, con il favore delle stelle. Noi dobbiamo mettere praticamente in questo futuro prossimo, con la consapevolezza totale di quello che desideriamo, possiamo mettere in pratica ciò che le stelle ci invitano a mettere in pratica. Quindi l'accoglienza della parte spirituale, della volontà dell'anima messa in pratica col favore delle stelle, e l'assunzione del proprio potere di materializzazione dei desideri, della carne, della materialità, cioè c'è l'assunzione del proprio potere, si diventa regine, si diventa padrone di quello che è il desiderio di materializzare l'amore che abbiamo cominciato a, in un certo senso, ad avviare verso un nuovo ciclo, con il favore delle stelle e con la piena consapevolezza di quello che desideriamo. Questo è il nostro futuro prossimo. Quindi consapevolezza, con questa consapevolezza entrare proprio nello spirito di unione, di accoglienza dell'intuizione, dello spirito, della volontà dell'anima, materializzare nuove forme di d'amore in questo caso, perché si parla proprio di questo. Perché? Perché si è diventati regina, si diventerà brevissimo regina di materializzazione. Quindi si prende il potere del desiderio, il potere ormai di ciò che è avvenuto, e quindi non può essere che questo amore essere messo in pratica, e noi diventiamo regine proprio sovrane dei nostri desideri e della materializzazione. Questa è la creazione la creazione proprio fisica di questo. Questa è la situazione attuale, c'è l'inizio di un nuovo ciclo, e in breve si materializzerà questo ciclo perché siamo pienamente consapevoli. Meraviglioso, ragazzi, ragazzi e ragazze. Allora, andiamo a vedere invece il potere che abbiamo noi fiamme su questa situazione. Che potere abbiamo noi fiamme su questa situazione? Che potere abbiamo? Quale energia sprigioniamo in questa situazione? Mamma mia, no, queste sono veramente troppe. Allora, aspetta, le giriamo perché si sono capovolte. Perfetto, no, allora, un pochino troppe. No, tutte insieme diamo un po' di indicazioni precisissime. Eccola qua. Che potere abbiamo? Benissimo, ragazzi e ragazze, abbiamo il potere di mettere in atto delle nuove forme di azione. Abbiamo in realtà la capacità di creare nuove situazioni di materializzazione. Siamo veramente persone creativissime, che siamo aperte a nuove vie di materializzazione, perché il desiderio è talmente tanto che ormai cerchiamo, noi, il nostro potere è quello di dare vita a nuove forme di materializzazione, e anche proprio attraverso nuovi modi di materializzazione. Probabilmente metteremo in campo delle azioni che ancora non abbiamo mai fatto prima. Questo è il nostro potere. Io direi che possiamo chiedere ancora qualche precisazione su questo. Chiediamo ai nostri angeli che ci diano una precisazione su questo. Intanto controllo che si veda tutto. Sì, perfetto. Allora, chiediamo ai nostri angeli che ci diano una precisazione su questo, questa nuova capacità, cioè questa capacità di fare nuove azioni per materializzare un desiderio fortissimo di materializzazione del nostro amore, di questo ciclo meraviglioso, di questa perfezione ormai consapevole tra, oh meraviglia, consapevole tra volontà e azione. Guardate qua. Perché abbiamo la capacità di mettere in campo nuovi tipi di azione che non abbiamo mai fatto? Perché c'è l'illuminazione divina, abbiamo l'appoggio del cielo, ragazzi e ragazze, fiamme meravigliose, abbiamo il sostegno del cielo, ormai siamo in contatto con la nostra anima ci parla, e ci parla attraverso delle intuizioni, delle situazioni, delle illuminazioni, dei messaggi che ci possono arrivare attraverso persone o attraverso proprio intuizioni personali. Quindi abbiamo il favore del cielo che ci spinge a materializzare in modi diversi, ci dirà come fare, perché abbiamo il sostegno del cielo. Questo abbiamo in questo momento, abbiamo la consapevolezza e la capacità di materializzare nuove forme di raggiungimento del nostro amore
perché abbiamo l'illuminazione divina, siamo accompagnate dal cielo meraviglioso e guardate un po', abbiamo proprio la volontà di agire. Questo è il fondo mazzo, meraviglioso. Allora, chiederei ancora una specifica su questo. Chiediamo ai nostri angeli che ci diano una, fino adesso, guarda, spettacolare, delle informazioni meravigliose su questa modalità di azione. Quali sono i miracoli meravigliosi che Giove ci porta in questo nuovo anno? E Giove ingigantisce abbondanza e fortuna, abbondanza di tutto ciò che tocca. Quindi se noi siamo già in unione, abbiamo l'intuizione divina già in atto, perché questo siamo noi, il potere nostro, a questo punto rende immensamente più grande il nostro potere. Quindi Giove, oh mamma mia, guardatelo. Abbiamo l'illuminazione divina perché siamo ormai la cattedrale dell'amore, abbiamo l'energia dell'amore addosso ed è un amore sacro, ormai reso come fosse una cattedrale, una sacralità, un ambiente sacro, il nostro cuore è ormai un ambiente sacro, quindi ormai vogliamo mettere in campo questo amore in modi particolari che ancora non abbiamo fatto e che ci suggerisce il divino, perché siamo illuminati, perché il nostro amore è il centro della nostra vita. E io più di così non posso dire, guardate ragazzi, è una meraviglia, guardate poi cosa c'è come fondo mazzo, re di coppe. Di cosa ci sta parlando gli angeli? Di un amore pazzesco che ormai domina la nostra vita e non può fare altro che manifestarsi materialmente con l'aiuto del divino. Questo è il fondo mazzo. Mamma mia ragazze, che meraviglia! Allora andiamo a vedere invece che cos'è l'ambiente, gli influssi dell'ambiente circostante. Come l'ambiente circostante può agire. Oh, perfetto. Ok, l'ambiente ci può influenzare dandoci idee, mandandoci magari delle informazioni proprio sulla materializzazione di ciò che vogliamo. Ma chiediamo ancora delle specifiche su questo, perché dall'ambiente circostante possiamo ricevere degli impulsi di materializzazione, delle nuove idee di materializzazione. Andiamo a chiedere in che senso, in quale senso possiamo ricevere questi impulsi e queste idee di materializzazione che probabilmente derivano proprio da questa illuminazione divina. Allora, ok, probabilmente mettendo in campo nuove situazioni concrete, probabilmente ci saranno delle nuove occupazioni, probabilmente ci saranno delle nuove situazioni in cui possiamo materializzare anche, per esempio, nuove situazioni di lavoro, per esempio, in cui magari ci sono delle condizioni non ancora sperimentate e quindi ci possono essere magari delle situazioni che portano a suggerire qualche nuova idea di materializzazione. Probabilmente, adesso mi viene in mente che probabilmente qualcuno può aver cambiato magari tipologia di lavoro. Ci sono diverse fiamme che mi hanno detto che hanno dovuto attraversare delle novità per quanto riguarda il lavoro, darsi delle nuove occupazioni. Queste possono essere delle situazioni che anche inaspettatamente, perché portano una novità, un qualcosa di nuovo, inaspettatamente ci farà capire come materializzare o comunque darà l'impulso a una materializzazione. Andiamo a vedere ancora, chiediamo delle specifiche ancora su questo. Come può influire l'ambiente in questi nuovi modi per suggerire modalità di materializzazione? Una sola, per favore, perché se ne cadono troppe, l'interpretazione deve essere precisa. Chiediamo ai nostri angeli che ci diano veramente l'interpretazione precisa su queste nuove modalità che ci porteranno nuove occupazioni, nuove situazioni, anche concrete, proprio di lavoro potrebbe anche essere, che ci portano a avere delle nuove idee di materializzazione. Cioè, quindi probabilmente cambiando ambiente, cambiando situazioni, possono rimescolare un po' le carte in tavola in modo da poter, magari c'è la necessità, abbiamo cambiato lavoro, abbiamo la necessità di ricalibrare delle strategie che possono materializzare, perché mettiamo in campo delle nuove situazioni con l'illuminazione, perché siamo innamorati persi e quindi cosa succede? Quindi probabilmente anche la situazione intorno sembra magari che ci siano delle situazioni che cambiano repentinamente, possono essere magari scombussolanti, in realtà sono delle situazioni che possono aiutare alla materializzazione dell'amore. Allora andiamo a vedere in quale modo l'ambiente può
Ah, ok. Penso qua ce ne sono un po' tante. Però, mamma mia, qua però sono situazioni incredibili. Ragazzi, ragazze, allora, vediamo un po'. Guardate un po' che carte sono uscite. Allora, c'è 9-9 papessa. Allora, qua c'è la conclusione di un ciclo, sia di karma, di pensiero, di consapevolezza, sia di azioni dovute a una pienezza di desiderio. Siamo, abbiamo raggiunto una pienezza di consapevolezza, una pienezza di desiderio e di desiderio di materializzazione. Abbiamo raggiunto la consapevolezza di utilizzare il passato, queste cose, questi cicli conclusi, per arrivare a una saggezza pazzesca. Incredibile, una saggezza incredibile. Viene da dire anche però che, essendo la situazione della situazione dell'ambiente, probabilmente ci sarà l'intervento anche di o dell'intuizione, della saggezza proprio dovuta a questa situazione nuova. Quindi avremo la modalità di praticamente mettere in pratica la fine di un nuovo ciclo, di un vecchio ciclo, perché abbiamo detto che ci sono nuove situazioni da affrontare. Quindi questa saggezza, perché ormai i cicli sono terminati, ci darà, quindi è una saggezza derivante proprio da situazioni esterne, quindi dell'ambiente. Oppure mi viene a dire, ci potrebbe anche essere l'intervento di una persona, di una donna saggia, che ci possa dare delle indicazioni, che ci possa dare praticamente materializzazione e consapevolezza che tutto questo ciclo è stato finito. Ci può dare delle nuove situazioni di, probabilmente di lavoro, situazioni anche proprio concrete che ci spingono alla materializzazione. Quindi potrebbero essere due le possibilità: o una persona fisica saggia, molto saggia, che appunto ci dà la consapevolezza di aver terminato questi cicli, ci dà l'opportunità di mettere in pratica nuove situazioni per la materializzazione. Oppure siamo noi che, dalla situazione che abbiamo dovuto cambiare, visto che sono stati terminati dei cicli di karma passati, abbiamo raggiunto la consapevolezza per agire e mettere in pratica nuove situazioni, nuove materializzazioni. Ah, caspita, che meraviglia! Allora, andiamo a vedere invece le paure e le speranze. Quindi potrebbe anche essere che ci siano delle situazioni in cui paure e speranze possono essere in un certo senso legate alla stessa situazione. Vediamo le paure e le speranze riguardo a questa situazione, questo nuovo ciclo di materializzazione, la sfida di mettere, diciamo, in azione questo nuovo ciclo d'amore. Quali sono le paure e quali sono le speranze? Quali sono le paure e quali sono le speranze? Vediamo un po'. Chiediamo ai nostri angeli che ci aiutino a comprendere quali sono le paure e le speranze riguardo a questa situazione. Abbiamo raggiunto una consapevolezza di essere sostenuti a livello divino nel nostro amore sacro e nella volontà di mettere in atto nuove situazioni di materializzazione, e possiamo avere aiuto proprio dalle circostanze che ci accadono o da persone che incontriamo in queste nuove situazioni, proprio la situazione stessa che ci dà la saggezza di decidere la materializzazione giusta, le azioni da mettere in campo. Allora, quali sono le nostre? Sono un po' troppe. Allora, una sola, al massimo due o tre, al massimo massimo tre, vediamo. Allora, quali sono le paure e le speranze riguardo a questa situazione? Quali sono le paure? Paure, non vogliono venire fuori. Chiediamo ai nostri angeli che ci diano veramente delle indicazioni precisissime riguardo a questo. Allora, eccolo qua. Ah, ok. Allora, l'eremita può essere la paura e può essere la speranza. Perché? Perché abbiamo detto che ci sono dei cicli, chiaramente cicli vecchi ormai superati, ormai il passato è stato illuminato ed è stato superato. Ci può essere la paura di andare incontro a questa cosa nuova, nel senso che abbiamo capito tutto, che il passato è stato karmico, che abbiamo ormai superato tutte le nostre paure, tutte le nostre difficoltà passate, il karma è stato sciolto. Quindi c'è la speranza di dire cominciamo un nuovo ciclo, ma ci può essere anche la paura di dire ecco, è un ciclo nuovo, e quindi avere un pochino di timore ad affrontare questo nuovo ciclo. Quindi la sfida è proprio l'azione. Potrebbe essere questo. Chiediamo ancora un'altra specifica riguardo a questo. Paure e speranze riguardo a questa situazione.
paure e speranze riguardo a questa situazione. Paure e speranze riguardo a questa situazione. Chiediamo ancora una specifica su questo timore e su questa speranza rappresentata dall'eremita, che comunque anche qui è un numero 9, la termine di un ciclo. Guardate quanti che riferimenti meravigliosi ci sono al termine di cicli e inizio di un ciclo nuovo. Eccola qua, si sono girate due carte. Perfetto. Oh sì, perfetto, perfetto. Allora abbiamo capito che... Allora, in realtà, speranze e paure. Abbiamo detto ciclo superato, gioia di aver superato il ciclo, ma paura di incominciare quello nuovo. Perché? Però la speranza è questa, che il desiderio e la consapevolezza sono arrivate a un tale punto di potenza che non può essere altro che il raggiungimento fisico dell'unione, dell'equilibrio, della bellezza e del piacere. Quindi ovviamente ci può essere la paura di incominciare proprio questo nuovo ciclo, proprio perché? Perché l'energia è talmente tanta e sappiamo che di fronte abbiamo un qualcosa di ancora sconosciuto, ma sappiamo che è comunque la bellezza, la perfezione, quindi abbiamo la speranza del raggiungimento di questa concretezza, di questa bellezza, di questa meraviglia e di questa armonia, armonia concreta, proprio fisica, ma perché il desiderio è talmente enorme, la consapevolezza tale che... in un certo senso come mettere in pratica questa energia è un pochino, diciamo, un po' la paura, il timore, no? Di dare avvio a questo nuovo ciclo, perché è un qualcosa di totalmente sconosciuto e potentissimo, che però ha come sfondo la speranza proprio della bellezza, dell'unione, del piacere. Piacere fisico, quindi concreto, concretissimo. Ok? Quindi c'è proprio la conclusione, diciamo speranza, conclusione di un ciclo, che ovviamente quando si comincia un nuovo ciclo c'è sempre un po' la sfida dell'azione, quindi di mettere in pratica questo amore, quindi un pochino questo, ma diciamo che è comunque una paura molto molto ridotta, cioè non è una paura paralizzante, perché l'energia dell'unione e la consapevolezza di quello che si va incontro è talmente forte che non ci può essere altra paura se non proprio il timore tipico di quando si comincia una nuova vita. E allora, andiamo a vedere invece che cosa sarà l'esito di questa, guardo solo che si veda tutto, sì, l'esito di questa, diciamo, sfida, quale sarà l'esito di questa sfida, di questa situazione, qual è l'esito, eccola qua, vediamo un po', oh, ecco, allora, l'esito di questa situazione può essere ancora un attimo, diciamo, il dover attendere ancora un momento per poter scegliere l'azione giusta. Vediamo, vediamo, c'è ancora un pochino di dubbio sull'azione, su come mettere, ce ne sono due tipologie di azione, non è un qualcosa che non si vuole agire, ma ci sono diverse situazioni che possono essere che devono essere messe in atto. Vediamo un po', ok, quindi si deve ancora, ecco qual è la situazione, l'esito è questo, allora il raggiungimento della totale consapevolezza e perfezione della volontà con l'azione, ma ovviamente ci vuole ancora un momento per poter mettere in pratica questo, per scegliere la strategia giusta di azione. Allora andiamo ancora a vedere un momento questo, mamma mia, quindi allora c'è ancora un briciolo di esitazione, ma proprio perché, non perché non si sa come agire, dove si vuole agire, ma come si deve agire, perché ormai sappiamo esattamente che cosa vogliamo metterlo in pratica, quindi ormai è tutto lì, c'è un momento di esitazione e quindi appunto vedete ragazzi che e ragazze che è proprio la sfida, questa sfida qua, che è proprio l'azione di mettere in pratica, è una sfida di per sé, è proprio la sfida di per sé, è proprio la difficoltà. Allora andiamo a vedere ancora una specifica su questo. Ah, perfetto. No, ma anche qua, vedi, c'è di nuovo un'altra consapevolezza totale di quello che si vuole, che si vuole fare, e si vuole mettere in pratica un'azione consapevole. Quindi ragazzi, non è il problema, l'esito sarà un attimo di esitazione sulla modalità, non su se devo farlo o no, ma sulla modalità di materializzazione. Quindi si metterà in pratica nuove azioni, ci vorrà solo un momento di tempo, ma il divino verrà in nostro
soccorso per materializzare l'amore, proprio perché c'è il desiderio di azione e la consapevolezza di quello che si desidera e che si vuole mettere in pratica. Quindi attenzione ragazzi, non vediamola come un momento di tanto lungo, perché la volontà è già quella di azione, ma l'abbiamo visto anche in altre stese che c'è questo problema proprio di diciamo ancora della scelta della modalità, ok? Però ci saranno delle nuove azioni perché siamo in grado di muoverle e saremo aiutati o da una persona saggia o dalla nostra saggezza, dalla situazione che ci farà mettere veramente in risalto qualche nuova modalità di azione e saremo in grado di mettere in pratica con l'aiuto del divino il nostro amore. Un attimo solo di tempo, perché la volontà c'è, ma l'azione deve essere scelta. Allora andiamo a vedere in questo caso, non proseguirei su questo, andrei a vedere qual è l'arcano maggiore che sovrintende questa stesa, quindi che ci parla proprio anche degli esiti e di ciò che dobbiamo fare, proprio dandoci una soluzione, perché l'azione è già stata concertata, bisogna solo scegliere le modalità di metterla in pratica. Allora andiamo a vedere qual è l'arcano maggiore che sovrintende questa stesa. Oh, perfetto! Allora, questo ci sta dando il significato di tutto questo. Allora, cosa significa? Che c'è il mago. Cosa vuol dire questo? Che noi siamo in un momento in cui creando miracoli. Perché i miracoli arrivano da Giove, ma non è che ce li dà lui. Lui ci dà le occasioni per mettere in pratica, per ottenere dei miracoli. Cosa vuol dire? Che qua abbiamo un ciclo terminato riguardo a certe competenze che sono state acquisite dal passato. Il karma è stato acquisito, lo mettiamo sul nostro tavolo, tutte le nostre competenze, le nostre capacità, e siamo pronti ad agire e a creare la magia. Quindi attenzione, stiamo cercando di organizzare quali sono le azioni migliori perché avvenga la magia del nostro amore materializzato grazie all'intervento divino. Quindi stiamo progettando ragazzi, è proprio un momento di progetto di miracoli. Il problema è proprio assumersi il proprio potere assoluto di materializzazione e mettere in pratica l'azione, ma lo stiamo facendo, stiamo progettando i miracoli perché il passato è stato acquisito, ormai l'azione è pronta a mettere in pratica ciò che è il sussurro divino, quello dell'universo che ci parla, l'azione divina, l'abbiamo vista anche qua, avremo presto, ecco il futuro, è questo che ci sta dicendo, che a questo punto, nel prossimo futuro, noi avremo tutta la capacità di mettere in atto le azioni giuste, l'esito è semplicemente aspettare ancora un momento, perché abbiamo raggiunto la perfezione tra desiderio e azione, quindi stiamo progettando miracoli. Allora, vediamo un po' il consiglio degli angeli. Allora, consiglio degli angeli, vediamo questa. La scatola di Dio, lo vediamo diverse volte, quindi vuol dire che è una cosa che dobbiamo fare perché ci può servire. Allora, scrivi tutte le tue preoccupazioni, i tuoi timori, i tuoi desideri su un foglio di carta che metterai in uno speciale contenitore chiamato scatola di Dio. È un modo per lasciare andare, per permettere al divino di aiutarti. Vediamo quell'energia. Abbiamo degli astri. Abbiamo quale energia degli astri in questo momento che ci può aiutare a muoverci in questa nuova situazione di creazione di miracoli. Allora, vediamo un po'. Ok. I pesci. Oh, cosa abbiamo detto? Che Giove è entrato in pesci, quindi entra nel campo di Nettuno, di Giove Nettuno, quindi la spiritualità, il padre delle fiamme. Ci dobbiamo solo abbandonare all'azione di Giove e di Nettuno, che ormai sono nei pesci e quindi
privilegiano l'amore di fiamma sono proprio l'emblema dell'amore, quello meraviglioso che è l'amore d'anima. Quindi l'energia dei pesci, l'energia di Nettuno sovraintende questa stesa. Nettuno, il padre delle fiamme, penserà a tutto. Questo è l'intervento divino del padre delle fiamme. E dobbiamo avere un attimo di pazienza perché stiamo progettando come muoverci riguardo a questa situazione, perché ormai tutto è già avvenuto, ma deve essere messo in pratica. Ci vuole un momento di tempo. E cosa vi stavo dicendo all'inizio? Che c'è questo momento di decantazione in cui ci si prepara ad esplodere nei miracoli. E siamo proprio qui, stiamo progettando, siamo proprio, dov'è questa meraviglia? Stiamo facendo magie, stiamo facendo miracoli, li stiamo progettando. Meraviglioso. Allora, ragazze, io vi do l'appuntamento alla prossima stesa. Se avete delle domande da fare, fatemele pure. Se avrò tempo, faremo delle stese interattive che possano aiutare tutti. Vi ringrazio dell'attenzione. Vi invito ancora a mettere mi piace ai miei video e attivare la campanella per ricevere le notifiche. Un bacio a tutte e buona serata!